Salve care amiche ed amici che mi seguite in YouTube, eccomi un'altra volta qui fra tutte e tutti voi presentandomi delle mie riflessioni brevi, anzi presentandovi delle riflessioni brevi, non so se guardare al centro dello schermo dello smartphone o nella camera frontale, però diciamo che qua sono le 18 e 4 di mercoledì 22 giugno. Allora, mercoledì 22 giugno 18 e 5 del 2016, mercoledì 22 giugno. A freddo, quindi, come avete richiesto molte e molti di voi che mi seguite, soprattutto i miei amici di Facebook e di Twitter, vi voglio esprimere dei commentari sugli esiti che delle votazioni, diciamo, del ballottaggio alle elezioni comunali amministrative di quest'anno. Già sono passati un bel po' di giorni, dal 19, 4 giorni, 3 giorni. Eh sì, perché se stiamo al 22, 19, 20, sono passati 3 giorni. Sembra che è passata un'eternità, perché di cose se ne sono dette, stradette, ridette. Ma quello che è importante vedere è che almeno nelle amministrative e nelle comunali, dopo che c'è stato un largo sodalizio fra PDL e PD con il famoso patto dell'Azzareno, adesso contro Matteo Renzi e il suo PD si sono alleati, si sono schierati il PDL e il Movimento 5 Stelle. Io non so chi si sia avvicinato a chi e da quanto tempo tramassero allearsi. Però è sempre un'inciuccia all'italiana, perché alle amministrative si alleano Movimento 5 Stelle e PDL, e magari alle nazionali si rialleeranno, neologismo sant'Enciano, di nuovo il PDL ed il PD. Quindi ci abbiamo un po' una politica oligofrenica, schizofrenica, sempre questi bipolarismi. Adesso si parla con il Movimento 5 Stelle del terzo polo, poi chissà se uscirà una nuova corrente di pensiero. Comunque, il mio non pensiero, esprimendomi grillinamente o in modo taoista, o come direbbe Reinisch su queste elezioni, è che ancora di nuovo non primeggia l'ideologia politica, ma primeggia la necessità di avere delle alleanze in campo per continuare a fare politica. Quindi non ci si presenta più da parte del Movimento 5 Stelle come unici paladini della giustizia contro il mare magnum della corruzione. Da un certo punto di vista è una cosa molto positiva, perché hanno iniziato a fare politica più che opposizione, hanno finito di presentarsi agli elettori. D'un'altra, bisogna vedere se si trasformeranno veramente in un nuovo polo che attirerà sempre più voti, oppure
perché bisogna dire che nonostante il grande attivismo nelle reti dei pentastellati e dei loro sostenitori, c'è stato lo stesso al primo turno delle amministrative un grande astensionismo che realmente ha superato i turni precedenti, gli anni precedenti. E poi al ballottaggio si sono presentate meno persone. Ecco, forse unica nota distintiva che là dove si presentava il Movimento 5 Stelle andavano più persone a votare, i pentastellati erano più motivati, i pidini sfiduciati hanno votato meno, tanto alle primarie come al ballottaggio, ma comunque sembra che il Movimento 5 Stelle, più che strappargli voto alla sinistra, gli ha strappato voto alla destra. Infatti, là dove la destra non è arrivata al ballottaggio o è arrivata al ballottaggio, ha vinto il Movimento 5 Stelle. Invece il PD ha anche vinto le sue comunali, le sue amministrative, le sue circoscrizioni. Quindi non è stato un duro colpo per il PD, tanto come si diceva, anche se naturalmente è stata una bella mazzata. Quindi questo, come sempre, riequilibra le cose in campo. Alla fin fine, adesso ci abbiamo tre poli politici: l'UCD di Casini, l'Unione Democristiana di Casini, o centrista com'era, non vale più una mazza. Fini, dopo lo scandalo di Monte Carlo, si è sfumato, ha fatto una sua lista civica, un suo partito politico. Non so con chi sta, se sta con il PD, ma non ha più avuto il ruolo protagonista che ha avuto da quando Silvio Berlusconi lo ha cacciato in quella famosa assemblea nazionale. Il povero Pannella è deceduto, ma più che altro era un mentore della politica italiana, il suo peso era morale, non di voto. E, come dire, adesso bisogna vedere come si giocherà questo tripolarismo, perché ci hanno insegnato che i poli sono due. Polare non è che la terra c'ha tre poli. L'equatore non è un polo. Bisogna vedere se dall'equatore grillino uscirà una forza attrattiva così grande da far cambiare l'assetto della geopolitico in Italia. Comunque, diciamo che non so, ecco, è veramente un qualche cosa di nuovo negli scenari attuali politici. Riusciranno davvero a polarizzare la politica, a attrarre così tanti elettori per le nazionali da diventare loro il primo o il secondo polo? Non si sa. E anche con la storia dei dissidenti grillini che vanno negli altri partiti, non sarà poi che si sfalda il Movimento 5 Stelle e fa come la Democrazia Cristiana, che implode e poi le schegge impazzite si infilavano in tutti gli altri partiti, Forza Italia, AN, Partito Comunista, c'erano democristiani ed ex democristiani dovunque, destra, sinistra. Beh, comunque, come dire, dalle prime dichiarazioni si avvince che la Raggi è molto raggiante. È contenta, logicamente ha vinto. Speriamo che dalla mafia romana non si faccia raggirare. Poi, ecco, io sono molto preoccupato per tutto quello che è successo in questi anni, l'infiltrazione mafiosa a Roma, che è stata veramente vertiginosa. E vorrei vedere più gente incarcerata. Adesso parlava qualcuno che diceva che preferiva ritrattarsi
essere denunciato per calunnia piuttosto che andare contro un personaggio famoso della politica romana, quanto paura ha di essere ucciso fuori dalla carcere. Ma tutto questo deve cambiare, devono avere più paura della giustizia che non di altri mafiosi o politici corrotti. Comunque spero che Roma, la mia città natale, anche se io ho vissuto tutta la vita a Casal Palocco, possa migliorare e possa migliorare anche la zona della decima circoscrizione. Che strano che quando io ero giovane si parlava di decimo terza circoscrizione. Comunque vabbè, adesso dicono che la zona Alza, Eur, Casal Palocco, Infernetto, eccetera, è la decima circoscrizione. Si vede che hanno tolto qualche circoscrizione o che gli hanno cambiato la denominazione. Io sapevo che Casal Palocco era la decimoterza circoscrizione. Quindi colgo l'occasione per salutare tutte le persone, tutti i miei amici ed amiche che ho conosciuto a Casal Palocco, Euro, Ostia Lido, Ostia Antica, Spinaceto, Pomezia, Pomaia. No, Pomaia sta a Pisa, vabbè, li saluto lo stesso. Azza, Eur, che chi si ricorda di me? San Giorgio di Acilia, mi saluti come commentario a questo video. Io conoscevo moltissime persone, poi ho smesso di vivere a Casal Palocco, cioè me ne sono andato da Casal Palocco. Continuo a vivere come per fortuna potete vedere, no? Però smesso di vivere a Casal Palocco, era un abito che ho coltivato fino al 99 e quindi ho smesso di frequentare moltissimi amici e moltissime persone, moltissime amiche che conoscevo da quando ero giovane, dalle elementari Montessori della scuola Maria Claudia, dalle medie inferiori che stavano nell'Azza, la Gaspara Stampa, che stavano proprio in una salita, no? Perché si arrivava da Casal Palocco, si saliva, c'era l'edicola e un bar nell'angolo, e poi ci hanno messo negli anni 90, fine anni 80, già negli anni 80 ci hanno messo un mini market, ma lì c'era la scuola Gaspara Stampa nell'Alza. Poi non so che altro ci hanno messo, c'era una gelateria che c'aveva tutto un portico, tavolini. Prima non so che cosa ci fosse. C'era la Gaspara Stampa, scuola media inferiore, i 3 anni. E poi c'era anche un'autoscuola. Poi hanno tolto la Gaspara Stampa, non so che cosa c'è stato nel mezzo. E poi c'è stato un supermercato e lì c'era anche una gelateria. Non so se la scuola guida è rimasta o no. Il bar è rimasto ed è rimasto ed è rimasta l'edicola di giornali proprio nell'entrata. Poi c'è una nuova Azza, perché quando si andava più in alto, che si girava per andare a Cilia, c'erano campi incolti, io non li ho mai visti coltivare, eppure Azza era un quartiere di agricoltori, associazioni per agricoltori erano, una co cosa del genere. E poi, prima che io me ne andassi via da Casal Palocco, ho visto che stavano costruendo tanti edifici lì, ma non ho potuto vedere l'opera completata. Non so se è un quartiere dormitorio oppure hanno fatto proprio un quartiere con negozi, edicole, supermercati. Non so, forse molti negozi di quelli che stavano nella vecchia Azza si sono trasferiti nella nuova Azza. Quindi magari la scuola guida, la gelateria di cui parlo. Poi so che dall'altra parte dell'Azza, venendo da Casal Palocco, c'era una parte dove c'era la gelateria, la pizzeria, hanno fatto un secondo piano dei negozi. Però
Tutto questo l'ho visto con Google Maps, Google Earth. Beh, allora un saluto a tutte le persone che ho conosciuto a Casal Palocco, nelle terrazze. Andavo molto nelle terrazze, ero cliente di molti commercianti, ma guardando con Google Map o Google Earth ho visto che sono cambiati anche i negozi. Quindi un saluto a quelli della libreria Origami e poi un saluto a quelli della libreria che stanno dietro il drive-in e che non mi ricordo come si chiamano. Con questo vi lascio perché il video sarà pesantissimo. Era solo per darvi un'idea di quello che pensavo circa il risultato del ballottaggio delle elezioni comunali ed amministrative. La Raggi più raggiante che mai. Speriamo che se la cavi, speriamo di cavarcela tutti quanti e speriamo che il Movimento 5 Stelle non si trasformi in un partito politico qualunque. Vi saluta il vostro Sant'Enchan e grazie di seguirlo. Mi raccomando, a frappè farò un video per le 300.000 visioni del canale. Però vorrei avere più visioni. Mi raccomando, diffondete i miei video. Vorrei che siano visti come quelli, di una persona che ammiro. Non so se chi si chiama Matteo Montesi. Ecco, perché sono disoccupato e mi aiuterebbe a guadagnare qualcosa con YouTube. Arrivederci e grazie.